che cambia siamo noi. Il testo è composto da un disegno che è proprio dello school, che contiene un delfino e un capodoglio, che rappresentano la grazia, l'eleganza e la forza, che devono stare in equilibrio. Il bastone che vediamo qui è di Nettuno, che rappresenta il dio dei mari, mentre l'altro bastone rappresenta il nostro nome, perché noi siamo i pastori del mare. Il teschio è il nostro destino se non riusciamo a trovare un equilibrio fra tutte le creature che vivono sulla terra e nel mare con noi. Shepherd Global, e sì, Shepherd come movimento, nasce per proteggere e tutelare l'ambiente marino, cioè gli oceani e tutte le creature che cercano di sopravviverci. È nata in America e il fondatore si chiama Paul Watson nel 77. Attualmente la flotta principale è fatta da 8 navi e se pensiamo che quasi il 40% del pescato che noi consumiamo arriva da pesca illegale, quindi non controllata e non autorizzata, e se pensiamo che quasi il 90% di ciò che noi mangiamo, ciò che viene pescato in acque nazionali e territoriali, perché il pesce sta vicino alle coste, è facile capire che gran parte dell'illegalità si svolge all'interno di zone che sono mari esclusivi di paesi. Subito dopo la guerra è nata una struttura che si chiama IWC, nasce per governare il mercato dei cetacei, le quote di caccia annuali per mantenere sostenibile questo tipo di caccia. Anche facendo così si è arrivato a capire che non c'era nessun modo di mantenere sostenibile questo tipo di caccia, la caccia commerciale. E quindi è stata firmata una moratoria che vieta la caccia commerciale su tutto il pianeta. A questa moratoria comunque non è stata rispettata da alcuni paesi. Due paesi, l'Islanda e la Norvegia, hanno proseguito la loro caccia commerciale. I giapponesi si sono avvalsi di un trucco, perché all'interno dell'International Whale Commission c'è la possibilità di presentare dei progetti scientifici. Negli ultimi 15 anni i giapponesi con questa metodologia hanno presentato dei ricerchi in cui presentavano la necessità di abbattere 1035 balene all'anno per fare delle ricerche scientifiche, che ovviamente non è una ricerca scientifica ma è una caccia assolutamente commerciale. Per noi l'approccio è l'azione diretta, cioè il nostro modo di comportarci e di muoverci rispetto a un tema o un problema è quello di intervenire principalmente immediatamente per interrompere questo tipo di attività. Attualmente esistono numerosissime leggi che salvaguardano e tutelano l'ambiente. In molti luoghi del pianeta non ci sono autorità che sono in grado di poi far rispettare queste leggi. Questo gap fa sì che Sea Shepherd si metta come difensore delle leggi. Quindi noi difendiamo leggi esistenti e la nostra azione diretta è farle rispettare in luoghi dove non esistono altre autorità che lo fanno. Shepherd, proprio perché è nata come un'associazione attiva, ha agito attraverso navi. Per impedire la caccia alle balene ci sono varie strategie. La prima è quella di evitare che vengano colpite. Noi mettiamo in acqua una serie di gommoni che si frappongono fra l'arpionatrice e l'animale. Se viene colpito un animale, la seconda tentativa è quella di impedire che questa venga caricata sulla nave fabbrica. Altre attività che possiamo fare, che facciamo, che sono molto pericolose, è il tentativo di fermare le navi. E questo implica l'intervento spesso in mare di gommoni che portano materiale derivante, tipo cime. Il gommone si affianca a un lato della nave, attacca un rampino, poi passa a prua, svolgendo queste cose, e poi la speranza è che queste cime vanno a finire dentro l'elica. In realtà la pesca illegale si concentra laddove c'è anche, ancora una volta, un gap fra non le leggi, perché le leggi ci sono, ma l'impossibilità di metterle in pratica. Quindi Sea Shepherd, siccome vuole intervenire su questo tema che è centrale per la sopravvivenza degli oceani, continuerà a sviluppare dei programmi, delle missioni in collaborazione con i vari governi. Lo stiamo già facendo in altre aree dell'Africa, tipo il Gabon, dove noi daremo a disposizione i nostri mezzi, le nostre risorse, i nostri volontari, in modo tale che i paesi possano difendere le loro acque. Noi siamo convinti che le cose
non cambieranno per l'intervento dei governi o delle grosse enti o dei, diciamo, della parte politica, ma cambierà solo perché esistono delle persone che singolarmente scelgono con la loro passione e il loro tempo a fare delle scelte e a intervenire. Quindi siamo noi che dobbiamo denunciare l'illegalità, dobbiamo noi fare delle scelte. L'Italia che cambia sono gli italiani che decidono di fare delle cose invece di aspettare che qualcun altro lo faccia per loro. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo